Buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo ovviamente con la cronaca e con l'omicidio Neri, perché dopo aver analizzato la macchina di Alessandro Neri, i RIS sono tornati a Pescara per lavorare sui SUV sequestrati la scorsa settimana ad Orsogna e a Giuliano Teatino. Le macchine sono in uso al cugino di Alessandro, Gaetano Junior, che resta irreperibile ufficialmente e all'estero per affari. Tutti i particolari nel servizio di Alfredo Primante, vediamo. I RIS sono tornati a Pescara per analizzare le due autovetture in uso tra gli altri al cugino di Alessandro Neri, Gaetano Lamaletto Junior, che al momento risulta irreperibile assieme al padre, zio del 28enne trovato senza vita giovedì 8 marzo all'interno di Fosso Vallelunga, la periferia sud di Pescara. Alessandro Neri infatti è stato freddato con due colpi di pistola, uno al fianco, l'altro alla testa, e poi abbandonato in una zona poco frequentata ad un chilometro dal cimitero di San Silvestro. I carabinieri avevano sequestrato le due auto la scorsa settimana parcheggiandole all'interno della caserma di Via Lago di Borgiano, proprio in attesa del ritorno degli uomini della scientifica che avevano già passato al setaccio la 500 di Alessandro. I due SUV, una Mercedes GL ed un Audi Q7, sono stati prelevati dalla tenuta vinicola della famiglia Lamaletto ad Orsogna, il primo, e dalla villa dei nonni di Alessandro a Giuliano Teatino, il secondo. Si cercano indizi che possano fare luce su un delitto che comunque resta avvolto nel mistero. Gli inquirenti nella settimana appena trascorsa si sono concentrati nella ricostruzione della vita familiare e delle amicizie di Alessandro, scavando nei rapporti interni alla famiglia materna e Lamaletto e nei dissidi che sembrerebbero esserci stati proprio con il cugino Gaetano Junior, che sarebbe partito per l'estero poco prima del delitto. Interrogati più volte i genitori di Alessandro e i fratelli, che però vivono all'estero. Raccolte anche le testimonianze degli amici di Alessandro, molto legato anche a componenti dei Pescara Rangers, il tifo organizzato biancazzurro. Intanto, nei giorni scorsi, come scrive il quotidiano Il Centro questa mattina, i carabinieri hanno recuperato dallo sfascio una Opel Meriva bruciata ai colli e appena demolita. Anche questa autovettura passa sotto la lente di ingrandimento della scientifica per capire se ci siano eventuali collegamenti con l'omicidio di Alessandro e per appurare se sia l'autovettura che segue la 500 rossa ripresa nelle immagini di videosorveglianza del centro città. Gli investigatori e la Procura di Pescara per ora continuano a vagliare tutte le ipotesi, anche se la pista privilegiata sembrerebbe quella che porta verso Gaetano Junior. Come detto, di lui non si hanno notizie e nemmeno del padre Camillo, fratello della madre di Alessandro, che gestisce l'azienda di famiglia a Caracas. Un'assenza e un silenzio che stridono con il clamore mediatico che ha avuto questa vicenda non solo in Italia ma anche in Venezuela. Che sia questa la pista giusta per dare un volto e un nome all'assassino di Alessandro? Ancora cronaca con due notizie, prima ad Avezzano, perché ha ferito alla gola un connazionale per futili motivi utilizzando un coltello di 22 centimetri. Protagonista del gesto un marocchino di 33 anni, arrestato dagli agenti del commissariato di Avezzano per lesioni personali aggravate. L'uomo, irregolare sul territorio nazionale ed in evidente stato di ubriachezza, durante una lite avvenuta in una zona periferica della città, ha estratto proprio il coltello a serramanico con il quale ha ferito la gola il connazionale, che è stato trasportato d'urgenza in ospedale e sottoposto alle cure mediche del pronto soccorso. L'uomo ha avuto una prognosi di 15 giorni. In seguito all'accaduto sono scattate le ricerche dell'autore del reato, che la vittima aveva descritto proprio ai poliziotti. Trascorse poche ore, gli agenti hanno identificato e rintracciato il colpevole all'interno di un casolare abbandonato, dove veniva trovato anche il coltello utilizzato, ancora sporco di sangue. L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di San Nicola a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il marocchino dovrà rispondere anche dell'inosservanza del provvedimento di divieto di dimora nel comune di Avezzano, al quale era sottoposto da alcune settimane. Ancora cronaca, ma ci spostiamo a Giulianova, perché si era invaghito di una donna molto più giovane di lui, che non ricambiava però le sue attenzioni. Per questo ha iniziato a minacciarla. I carabinieri di Giulianova hanno fermato un settantenne accusato di stalking ai danni di una 47enne a Giulianova, che ha trovato il coraggio di denunciare episodi che andavano avanti da oltre due anni. In mattinata i militari del nucleo operativo e radiomobile hanno bloccato l'uomo a bordo della sua autovettura proprio nei pressi dell'abitazione della vittima. Nell'auto è stata trovata, come vedete, una pistola a tamburo regolarmente caricata con 8 colpi, pronta all'uso, un coltello a serramanico
di 20 cm, 4 cartucce calibro 12, le stesse di quelle abitualmente utilizzate per minacciare la vittima. Nella successiva perquisizione domiciliare sono state trovate anche una carabina ed una pistola semiautomatica detenute illegalmente, oltre ad una pistola scacciacani senza tappo rosso, 37 cartucce calibro 12, 8 scatole contenenti 700 colpi calibro 6 e 4 coltelli a serramanico. I carabinieri hanno perquisito anche l'abitazione del figlio del settantenne, trovando due carabine detenute illegalmente, nonché una confezione contenente un chilogrammo circa di pallini di piombo calibro 12 per il confezionamento di cartucce dello stesso calibro. Il settantenne arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Cambiamo argomento adesso, perché il governo Gentiloni ha impugnato il piano regionale dei rifiuti varato a dicembre del 2017. Per l'esecutivo nazionale il piano non riduce abbastanza la frazione indifferenziata e non giustifica l'abbandono di un progetto, di un impianto di incenerimento. Il servizio è di Paolo Renzetti, vediamo. Movimento 5 Stelle all'attacco della giunta regionale dopo la bocciatura del piano rifiuti impugnato dal governo Gentiloni in uno degli ultimi atti dell'esecutivo a guida del PD. L'avevamo detto, tuonano i grillini con Sara Marcozzi, consigliere regionale che già in passato aveva criticato il provvedimento varato lo scorso dicembre. La delibera di impugnazione di Palazzo Chigi riapre il discorso legato all'incenerimento dei rifiuti, perché l'impianto era già stato previsto in Abruzzo. La regione, secondo quanto scrive il governo, non ha fornito adeguati elementi in ordine alle azioni di riduzione della produzione, che potrebbe ragionevolmente considerarsi sovrastimata rispetto ad eventuali obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti non adeguatamente considerati, valutando in questo senso difficile dare credito alle previsioni così ambiziose della Regione Abruzzo in tema di riduzione della produzione dei rifiuti ai fini di un eventuale aggiornamento del fabbisogno di incenerimento. Critiche all'esecutivo regionale e al sottosegretario con delega ai rifiuti Mario Mazzocca piovono anche da Forza Italia, che con Mauro Febo parla di una debacle totale. Il sottosegretario si difende e risponde così. Cosa accadrà? Accadrà intanto che noi non molleremo di un millimetro, almeno fin quanto io avrò ancora la titolarità delle deleghe all'ambiente e all'ecologia. Certamente siamo abituati alle esternazioni della Marcozzi e non ci facciamo più caso. Stridono invece fortemente le affermazioni dell'ex assessore Mauro Febbo, quando ci dice che sostanzialmente l'Abruzzo in questi anni abbia fallito su tutto il piano delle tematiche ambientali. E a lui vorrei ricordare, perché ci vuole una bella faccia tosta nell'affermare ciò, come sul piano delle petrolizzazioni adriatico, ovvero sul tema di Ombrina Mare, lui quando era assessore, ma anche prima, non ha fatto nulla, e se c'è un risultato questo è ascrivibile esclusivamente all'attività di questa amministrazione regionale. Per non dimenticare poi il tema della centrale SNAM di compressione a Sulmona, il 27 marzo del 2011, quando c'è stato il decreto di compatibilità ambientale, cioè che ha dato il via libera al progetto della Regione Abruzzo, da lui rappresentato era assente e non ha dato parere alcuno. Addirittura vorrei ricordare il tema del Power Crop, dove quando c'è stato l'accordo di programma presso il Ministero il 9 settembre del 2009, lui era presente ma ha dato un non parere, fino ad arrivare al piano di gestione dei rifiuti, la cui scadenza era al 31 dicembre 2013 per realizzarlo. Nonostante tutto abbiamo precorso i tempi, abbiamo recuperato il tempo da lui e dai suoi sodali perso, per cercare di evidenziare le ragioni di un Abruzzo sostenibile, cosa a cui noi teniamo massimamente. L'ASL di Teramo sarà la prima in Italia ad applicare un sistema innovativo per curare il cancro alla prostata attraverso la radioterapia. Un palloncino isolerà l'organo da irradiare, ottenendo così vantaggi enormi per i pazienti. Questa mattina all'ospedale di Atri il luminare portoghese Paolo Costa ha illustrato praticamente l'intervento agli urologi teramani. Il servizio di Tania Bonnici Castelli, vediamo. L'ASL di Teramo sarà la prima in Italia a curare il cancro alla prostata con un innovativo sistema che preserverà dai danni della radioterapia il retto del paziente e permetterà di dimezzare le sedute radioterapiche con vantaggi enormi e successi inimmaginabili fino ad ora. La tecnica è quella di inserire chirurgicamente un palloncino distanziatore tra prostata e retto,
Per formare gli urologi teramani a questa innovazione scientifica è arrivato da Lisbona Paolo Costa, luminare del settore, che ha eseguito su un paziente all'ospedale di Atri questo intervento che rivoluzionerà l'approccio ad una malattia che ha un'incidenza altissima, soprattutto negli anziani. Questa è una nuova procedura che viene effettuata grazie all'ausilio preziosissimo dei nostri urologi, tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare il professor Vicendini, in particolar modo, e il dottor Narcisi delle urologie di Atri e di Teramo. È una procedura che, ripeto, che ci permette di distanziare il retto dal nostro campo di radiazione, che è quello della prostata. Il laser è la prima in Italia? In particolare, questa idea è già stata acquisita da qualche tempo nei grossi centri del nord soprattutto, però noi siamo i primi a utilizzare questo particolare device, che è un palloncino che quindi non permette al gel, che distanzia i due organi, di espandersi nelle strutture limitrofe. Oggi è arrivato un luminare a formare gli urologi. Sì, il professor Costa, che è una persona squisita, che è il direttore della radioterapia di Lisbona, è il pioniere in questo campo, e ha formato qualche tempo fa l'urologia di Teramo, oggi si trova ad Atri, e quindi finalmente noi abbiamo la possibilità, tramite gli urologi della nostra ASL, di immettere questo particolare dispositivo, che ci dà un vantaggio innegabile, ossia quello di ridurre drasticamente la tossicità rettale nei trattamenti del tumore della prostata. All'ASL di Teramo questa grande innovazione, allora? Una grande innovazione a testimonianza della sensibilità dell'ASL di Teramo nei confronti dei pazienti, di quella che è l'assistenza dedicata ai pazienti, ma anche nei confronti dei nostri collaboratori che propongono, e noi siamo al loro fianco. Quindi un progresso. Un progresso decisamente, un ulteriore momento di crescita, perché è chiaro, noi forniamo le attrezzature, ma poi sono i collaboratori, i validi collaboratori, a proporci, e noi siamo al loro fianco. L'obiettivo è sempre uno solo: dare l'assistenza migliore ai nostri pazienti. Ci spostiamo a Pescara adesso, perché una proroga di 3 anni della convenzione di gestione delle piscine Le Naiadi, con ulteriore investimento di 500.000 euro per ammodernare le strutture. A chiederla il presidente del progetto Sport Impianti SRL, Vincenzo Serraiocco, che gestisce l'impianto dal febbraio del 2017. Serraiocco ha voluto fare chiarezza su quanto è accaduto all'interno della struttura di proprietà della regione, puntualizzando soprattutto i rapporti con l'ente in vista della scadenza della convenzione fissata per febbraio 2019. Qualche problema negli ultimi mesi c'è stato alle piscine Le Naiadi. Oggi lei, dottor Serraiocco, vuole puntualizzare alcune cose, vuole anche parlare di questo rapporto con la Regione Abruzzo, che è proprietaria di questa struttura, anche su quello che è accaduto negli ultimi tempi. Cerco di rappresentare il meglio possibile la verità, in modo che, senza creare polemiche, ma soltanto nella condizione di creare una maggiore collaborazione tra noi e i nostri utenti. La risorsa di questa struttura rappresentata sempre da coloro che ci vengono, perché la concorrenza c'è, aumenta sempre, ed è giusto che noi rispondiamo con le verità e con i servizi migliori. Ed è giusto che io chieda oggi anche alla Regione uno sforzo, un impegno nei confronti di questa struttura, non nei confronti di questa società che lo gestisce. Andare avanti soltanto con lettere, protocolli, richieste, per poi non giungere a nulla, fa sì che ci troviamo in una situazione di stallo che preferisco che in questo periodo non ci sia. C'era stato qualche problema nelle scorse settimane, anche si diceva per la temperatura dell'acqua, qualche genitore si è lamentato, tutto risolto? Sì, tutto risolto. Noi quotidianamente con i nostri manutentori prendiamo le temperature, e che sono costantemente sopra alla temperatura che è stabilita dalla Federazione Italiana Nuoto e dalle altre federazioni. Però, da padre di famiglia, visto che oggi è anche la festa del papà, mi preme dire e sottolineare sempre che, nonostante la federazione mi dà una temperatura molto bassa, mi dà una temperatura di 26 gradi o di 24 gradi, io normalmente faccio nuotare i ragazzi, i bambini, ma non solo i bambini, in una temperatura più alta per dare una maggiore sicurezza. L'ultima cosa, ha parlato di progetti futuri, cosa state pensando per rilanciare ulteriormente questa grande struttura?
abbiamo già pensato, abbiamo fatto una proposta di un investimento di 500.000 di euro più il pagamento per il pagamento del canone nei confronti della regione già da subito, se è possibile avere una proroga tecnica per far sì che l'impianto sia messo nelle condizioni migliori per chi potrà venire successivamente a voler gestire. Sicuramente noi non parteciperemo, non ci tireremo indietro a partecipare al nuovo bando che sarà dato alla regione, ma abbiamo chiesto che tutto venga rimesso a zero, in un punto zero in cui l'impianto sia a norma, è un impianto che sia in condizioni che possa accogliere tutti nel miglior modo possibile, che possa essere un'eccellenza. Speriamo che le istituzioni, perché chiedo molto perché è necessario, le istituzioni siano vicine, non che giochino a fare qualcosa di diverso. La Sasi, l'azienda acquedottistica che gestisce il servizio idrico dell'entroterra teatino, ha selezionato il nuovo direttore generale, del quale però si conoscerà il nome dopo il colloquio con il presidente dell'ente Gianfranco Basterebbe. Concluso anche il bando di selezione per 67 persone che ha tante polemiche ha suscitato nei mesi scorsi. Vediamo il servizio. È stato scelto il nuovo direttore generale della Sasi S.p.A., la società che gestisce il servizio idrico integrato nel Chietino. Sul nome c'è ancora il massimo riserbo da parte della commissione esaminatrice che ha stilato la graduatoria assegnando i primi tre posti. Nessuno di loro è abruzzese, dice il presidente Gianfranco Basterebbe. Uno dei professionisti è marchigiano, un altro è molisano, un altro ancora lavora all'estero. Non trapela nulla di più, perché il primo in graduatoria dovrà dapprima avere un colloquio con il presidente a Lanciano. Difficilmente riusciremo dal 1° aprile, ma sono convinto che per il 1° maggio risolveremo anche quest'altra situazione per ridare un minimo di assetto alla società. Nel frattempo si è concluso anche il bando di selezione per 67 posizioni lavorative. Tra quelli già in servizio alla SPA pubblica hanno vinto in circa 60, meno di 10 sono gli esterni. Per un anno saranno assunti a tempo determinato, dopodiché il contratto sarà trasformato a tempo indeterminato. Rotaract e Avis insieme per una giornata dedicata alle donazioni del sangue. Obiettivo sensibilizzare soprattutto i giovani. Il servizio di Daniela Rosone. Rotaract e Avis insieme per una giornata dedicata alle donazioni che si è svolta presso il centro trasfusionale dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Fai un gesto di cuore e dona anche tu il titolo scelto per la giornata. Oggi abbiamo voluto fare la donazione del sangue presso il sito dell'ospedale perché i ragazzi del Rotary Giovane hanno voluto donare e quindi noi abbiamo aderito a questa donazione e siamo felicissimi perché sono venuti in flotta proprio tantissimi e poi hanno donato la colazione per tutti. Ci sono quelli che non donano e quelli che donano e oggi è stata un'idoneità per loro, però ci hanno promesso che verranno anche a donare, a fare la donazione effettiva e questo ci riempie di gioia, di orgoglio. Che giovani aderiscono a queste iniziative. Un appuntamento rientrato nel service del distretto Rotaract 2090, troviamoli tutti, volto a informare sugli effetti di una malattia ereditaria. Obiettivo anche sensibilizzare sempre più i giovani alla donazione del sangue. Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo, ospite d'eccezione questa mattina al Teatro Comunale di Atri per un incontro con gli studenti del liceo scientifico sportivo della città ducale. Il ruolo dell'allenatore e la gestione del gruppo tra i tanti temi affrontati dall'allenatore abruzzese che ha parlato anche dell'esperienza del fratello Federico sulla panchina della Vezzano. Vediamo. Mister Giampaolo oggi ha detto per me è una giornata, cioè però probabilmente questo incontro con il liceo scientifico sportivo forse l'ha messa anche più in difficoltà delle domande della stampa o no? Sì, sì, i ragazzi sono curiosi, hanno fatto domande intelligenti, sono partecipo sempre volentieri a questo tipo di incontro perché credo siano mossi dalla curiosità. Io sono stato sempre curioso in quello che è il mio lavoro, in quelle che sono le mie competenze, il mio ambito lavorativo e quindi capisco anche la curiosità degli altri, la disponibilità nel confronto con i giovani che hanno sogni, ambizioni, aspirazioni, è sempre molto positivo. Se diciamo che chi ci guadagna da questi incontri spesso può essere anche un allenatore di Serie A, sbagliamo? No, assolutamente. I giovani hanno energia,
non sono mai banali, non sono scontati, sono diretti nelle domande. Mi piace, tant'è che li ho invitati. Se c'è qualcuno che vuole partecipare a uno stage di aggiornamento per vedere come si lavora, alcune volte si accendono lampadine che altrimenti resterebbero spente. L'Abruzzo è una regione talentuosa, siete in tre in Serie A, potrebbero magari in futuro chissà essere anche di più di allenatori? Beh, la rappresentanza è numerosa perché 3 su 20 sono tanti per una regione come la nostra. Ma speriamo di sì, speriamo di poter. Poi l'Università dello Sport, il liceo che ti inizia lo sport, c'è un bel movimento. A proposito di allenatori, posso fare una domanda sul fratello che invece ha iniziato da poco la carriera di allenatore, che però sta andando molto molto bene, Federico Giampaolo sulla panchina dell'Avezzano. Che ne pensa il fratello a distanza? Federico è stato un talento come calciatore, perché è stato un talento, e spero possa avere lo stesso talento da allenatore. È un creativo e i creativi sanno sempre tirar fuori cose diverse rispetto a quelli che lo sono meno. E questo servizio ci introduce all'ampia pagina di sport che apriamo adesso, partendo ovviamente dalla Serie B, dal Pescara. Primo punto della gestione Epifani per i biancoazzurri, che impattano 2-2 al Partenio Lombardi contro l'Avellino. Al Delfino non è bastato andare due volte in vantaggio per portare a casa l'intera posta. Squadra ritrovata però sul piano della voglia e della personalità, anche se nel finale i biancoazzurri hanno rischiato di subire addirittura la beffa. Da antologia alla rete dello 0-1 di Brugman, il secondo gol porta la firma di un ottimo Mancuso. Vediamo il servizio della partita di Paolo Renzetti. Primo punto della gestione Epifani per il Pescara, che esce dal Partenio Lombardi con un 2-2 comunque positivo e arrivato al termine di una vera e propria battaglia nel diluvio di Avellino. C'è rammarico per il Delfino, che per due volte in vantaggio non è riuscito a condurre in porto la vittoria, offrendo però una prestazione di sostanza e condita anche da buone giocate. Avvio di gara frizzante, Mancuso di testa a far gridare al gol i 200 tifosi abruzzesi, con la palla che finisce però sul palo con il portiere Lazzarini immobile. Alla decimo tocca a Koulibaly con un tiro dai 20 metri e la parata del portiere campano. Gara piacevole, giocata a buon ritmo, con il meritato vantaggio pescarese che arriva al 13° con l'uscita di Lazzarini a metà campo in anticipo su Mancuso e poi l'eurogol di Brugman, che da quasi 60 metri mette la palla nel sacco. I giocatori biancazzurri esultano con i compagni della panchina e proprio a ridosso dell'area tecnica dove si trova Epifani. Al 16° arriva la risposta locale con una zampata di Ardemagni che in area mette di poco al lato. La squadra di casa soffre il contropiede abruzzese, ma al 21° si azione d'angolo, Krejcic di testa fa correre un brivido a Fiorillo che salva. Con il passare dei minuti aumenta la pressione dei biancoverdi e così al 26° su conclusione di Ditacchio Fiorillo respinge in maniera difficoltosa con il pallone che viene poi allontanato dai suoi compagni di reparto. Al 29° Mancuso se ne va in contropiede prima di concludere fra le braccia di Lazzarini, che poi al 35° deve però superarsi per deviare in calcio d'angolo un tiro violentissimo di Antonio Balzano. Al 43° Ditacchio con un tiro poi deviato trova ancora il miracolo di Vincenzo Fiorillo, che trema anche nel finale di tempo, che si chiude però sullo 0-1 dopo due minuti di recupero. Nella ripresa il tecnico Irpino manda in campo Castaldo al posto di Migliorini e con Balzania, che al quarto fallisce incredibilmente il gol del raddoppio a due passi dal portiere di casa. Al 14° tocco con la mano in area biancazzurra di Perrotta su tiro dirizzato, sembra involontario il gesto del giocatore pescarese, ma Minelli di Varese indica il dischetto con Castaldo, che dagli 11 metri non sbaglia, rimettendo così la gara sui binari della parità. I biancazzurri non ci stanno, non accusano il colpo del pari subito e ricominciano ad attaccare a testa bassa, trovando il gol del 2-1 al 28° con Mancuso, che segna praticamente a porta vuota dopo un'azione prepotente di Balzania. Il nuovo vantaggio permette al Pescara di ringalluzzirsi con Epifani, che poi decide di gettare nella mischia Carraro per Pettinari. La sua squadra si tira un po' indietro e Novellino risponde mettendo in campo Vaiusci per Cabezas, che era subentrato a Bidawi in apertura di partita. I ragazzi del presidente Sebastiani tengono botta con i campani che premono in maniera disordinata, ma che trovano la rete del pareggio al 41° con un Ditacchio che indovina la conclusione giusta dopo una respinta corta della difesa adriatica. Amaro in bocca per i biancazzurri
biancazzurri per due volte in vantaggio, per due volte raggiunti, nonostante una buona gara che rischia addirittura di essere macchiata nel recupero da un sospetto rigore non visto da Minelli per un contatto in area pescarese tra Castaldo e Crescenzi, e poi con il miracolo di Fiorillo che al 49esimo dice no Anguà. Per il Pescara alla fine arriva un punto e da domani il pensiero sarà già rivolto alla gara con la capolista Empoli. E in Serie C invece il Teramo manca di nuovo l'appuntamento con la vittoria tra le mura amiche. Un Albino Leffe in crisi di risultati strappa comunque un punto al Bonolis. Mentre i biancorossi sciopano una ghiotta opportunità nella ripresa con Gondò dopo la traversa di Ventola e restano nuovamente a secco. La squadra di Palladini si consola in parte con gli altri risultati. Già mercoledì tornerà in campo nella lunga trasferta di Bolzano contro il Sud Tirol. Il servizio di Ania Cattagalli, vediamo. Il Teramo va avanti a piccoli passi, secondo 0-0 consecutivo per la formazione biancorossa che rimanda ancora all'appuntamento con la vittoria al Bonolis impattando contro l'Albino Leffe. Con Bacio Terracino e Ilari non al meglio, Palladini conferma le attese ed il 3-5-2, ma c'è Tulli al posto di San Domenico in avanti accanto a Gondò. Dall'altra parte l'Albino Leffe vara un inedito 3-4-1-2 con Giorgione alle spalle di Montella e Gelli per sopperire all'assenza del capocannoniere Couco. E il Teramo avere subito le migliori occasioni. Tulli al settimo prova ad inquadrare la porta con un tiro a giro di destro che sorvola di poco per l'incrocio dei pali. Tre minuti dopo Gondò vede l'inserimento di De Grazia, ma il mancino è calibrato male. L'Albino Leffe prova a manovrare soprattutto sulla destra e dai piedi di Giorgione dopo il quarto d'ora arriva il brivido. Il giocatore bergamasco colpisce la parte alta della traversa con Bifulco che aveva probabilmente battezzato fuori il pallone. Il Teramo preferisce lasciare spesso il pallino del gioco agli avversari, con Tulli prezioso in fase di ripiegamento e Sales puntuale in difesa. Prima di rientrare negli spogliatoi ci provano Montella da una parte ed Amadio dall'altra, ma senza fortuna. Al 41esimo c'è anche un contatto in aria tra Gusu e Varas, con il direttore di gara che lascia però proseguire. La ripresa si apre con un tentativo di De Grazia dalla distanza, su cui Coser ci mette una pezza, mentre gli ospiti si fanno pericolosi con uno schema da calcio di punizione che manda al tiro Montella, ma l'attaccante non inquadra la porta. È clamorosa però l'occasione che capita al Teramo al settimo della ripresa. Ventola centra in pieno la traversa, la palla arriva a Gondò, che preferisce aggiustare il pallone e farsi recuperare, piuttosto che spingere la sfera in rete. Palladini manda in campo Bacio Terracino al posto di Amadio e vira al 3-4-3, giocandosi anche le carte di San Domenico e Fratangelo. Le cose però non girano come dovrebbero ed alla fine il Teramo rischierà nel recupero dagli sviluppi di un calcio di punizione, su cui scrosta, fortunatamente per i biancorossi, non impatterà bene con il pallone sul secondo palo. Adesso la formazione di Palladini lascerà le mura amiche per affrontare mercoledì il turno infrasettimanale contro il Sud Tirol e, visti gli ultimi due pareggi, la vittoria potrebbe essere d'obbligo. In Serie D invece sul campo della De Marsi, al limite della praticabilità, l'Avezzano batte il Francavilla 3-1 e rafforza la terza posizione in classifica. Nonostante il KO però, una buona prova per un Francavilla rabberciato e praticamente senza difesa. Vediamo. E l'Avezzano ad uscire vittorioso dal fango del De Marsi, piegato il Francavilla 3-1, e questo è un successo importante perché le concorrenti dei biancoverdi non vanno oltre il pareggio e così l'Avezzano può cancellare l'amarezza per il pari nel recupero di Castelfidardo di domenica scorsa. Tanti problemi di formazione specie in difesa per il Francavilla, Iervese senza Menta, Lungo De Gente, out anche Romeo, e allora è 3-5-2 con Di Cecco centrale difensivo, Molenda e Di Pentima sulle due corsie e la coppia di attaccanti formata da Banegas e Alexic. Per Giampaolo invece stessa formazione di partenza di Castelfidardo. Deramo è ancora con la rappresentativa della LND e allora è ancora Pollino a prendere il posto dell'esterno. Scutti confermato a sinistra in difesa, Dos Santos guida l'attacco. Campo inzuppato dalle piogge delle ultime ore, ma dopo un sopralluogo si gioca, ma con le difficoltà del caso. Il primo a farsi vedere è proprio Alexic al quinto, pescato in profondità ma chiuso in scivolata da Sbardella, che tuttavia si fa male nell'occasione e reggerà solamente altri 16 minuti. L'Avezzano al nono passa, per si è il più lesto al limite dell'area giallorossa a calamitare il pallone ed incunearsi centralmente, subendo il fallo di Di Pentima, che interviene in scivolata in maniera improvvida. Nessun dubbio per
Porcheddu di Oristano e il cucchiaino di Cerone dagli 11 metri manda avanti i biancoverdi di Giampaolo. Al 20° i marsicani potrebbero calare il bis. Fiore buca l'intervento in chiusura sulla sventagliata da destra, ma Pollino tutto solo e traito anche dal fondo fangoso non ne approfitta. Giampaolo è costretto a sostituire Sbardella, che proprio non ce la fa inserendo Tariuk in coppia con Menna. Clamorosa l'opportunità che a metà tempo capita a Banegas, lanciato in profondità e disturbato da Menna, ma chiuso sulla conclusione da Fanti con Palumbo, che non approfitta della corta respinta. Piove sul bagnato per Iervese perché si fa male anche Palumbo, al suo posto entra Di Pinto. Cerone ci prova con un tiro cross che coglie il legno traverso, ma è il Francavilla ad essere propositivo, trovando il meritato pareggio al minuto 37. Di Penti, ma dalla corsia di sinistra fa partire un traversone che pesca Milizia tutto solo in area di rigore. Colpo di testa e Fanti è battuto. Pareggio giusto per quello che si è visto, ma che dura solamente 3 minuti, perché alla 40° il rilancio di Fanti è calamitato da Dos Santos. Stop pregevole servizio per Pellecchia, sinistro velenoso e su cui Fargione non è impeccabile. 2-1 Avezzano che rimette il naso avanti a ridosso dell'intervallo. Nella ripresa il primo squillo di Banegas che supera Fanti, ma non Menna con l'obbligo in apertura, e prima della doppia opportunità di casa, chiusa in entrambe le circostanze dalla retroguardia francaillese. Nel sinistro di Pallecchia, nel tapine di Bianciardi, trova nel fondo della rete per merito di Fiore e di Pinto. Alexic ci prova con la sventola al 57° su cui si distende Fanti. Giampaolo toglie Pollino e Scutti per Acatullo e Lombardo e trova il tris al minuto 65 con la ripartenza di Persia che trova Dos Santos in profondità. Il brasiliano non si fa pregare, diagonale imparabile per il gol numero 16 in campionato che mette il sigillo alla partita. Ancora Alexic tenta il nuovo blitz offensivo al 79°, botta centrale disinnescata da Fanti, poi le sostituzioni e Bisegna, uno dei nuovi innesti che ci prova a 5 dal termine col mancino, ma Fargione è attento. Al 40° il tentativo di San Severino, ma quando la gara ormai è in ghiaccio, Avezzano, sempre più terza forza del campionato, sfrutta i pareggi di Matelica, Pesaro e Bastese, sale quota 47 punti, lasciando il Francavilla 8 lunghezze dietro e con la necessità di recuperare i tanti elementi che sono mancati al De Marsi. Per i biancoverdi il modo migliore per aprire la settimana che porta al derby del Gran Sasso contro l'Aquila. E questo era anche il nostro ultimo servizio. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con il nostro telegiornale alle 19 e alle 23. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.